partiamo subito decisi con un riscaldamento attivo. Voilà, sposto un pochino, spero che mi vediate. Bevete. Metto il cellulare, le attività e alla TV. Ok, partiamo con un breve riscaldamento. Andiamo già subito a lavorare in skip. Spero vi siate scaldate, siate già sveglie. Ok, andiamo ancora in step touch. Iniziamo già un pelino decisi. Andiamo divaricando le gambe e scendiamo piegando le ginocchia. Ok, scendo, piego, scendo e piego. Ok, andiamo in camminata e alzata e via. Lavoriamo poi sul tronco, in laterale, discesa, stesso lato. Ok, in questo caso Mirella non alzare le braccia o alza quello che vuoi, l'altro no. Puoi scendere anche senza alzare. Ok. Vado. Andiamo dall'altra. E scaldiamo. Rotazione del busto. Andiamo di nuovo in camminata, alzata, calcio, no, camminata, via. Ok, ancora. Questa volta da fermo, alzata, alzata, alzata. Ok. Uno, calciate i glutei, via. Calciamo e vado. Su, su, su. Bene. Ripetiamo un po' la B che non facciamo mai, andiamo avanti in apertura e torniamo in chiusura, apertura e chiusura, apertura, chiusura. Un po' veloci così coordiniamo anche e svegliamo le cellule. Vai, apertura, ok, passiamo sopra, scaldiamo da le braccia, due, doppio impulso. Ok. Circonduzione in avanti. Ok, circonduzione indietro, ok, spingo, spingo, ok, sciolgo. Vediamo che poi partiamo.
partiamo con lo spettacolo di nuovo e poi circuitini. Muoviamo bene, prendiamo il ritmo, scaldiamo. Ancora e andiamo di nuovo in V step, quindi avanti, apertura e dietro. Un po' veloci, muovere. Trenta secondi. E poi passiamo in mezzo squat. Andiamo per gradi. Ok, caldi, mezzo squat. Vai. Piedi belli paralleli, livello spalla. Scendo in mezzo squat. Ok. Secondi di recupero. E andiamo in skip alto, tranquillo, skip alto. Pronti? Via. Uno, due, vai. Skip, skip, skip. Stamattina non ci sono salti, quindi cerchiamo di far tutto molto deciso. Costante, ritmo, vado, spingo, su, ancora 10 secondi, ritorniamo in V-step, anziché fare sempre step touch, ci regoliamo col V-step, dai, avanti e torno. Sempre molto deciso, ragazzi. Passaggio. Poi passiamo fino a fondo, alternato, indietro. Ok, giriamo, andiamo al fondo, alternato. Bene, decise. Tre, due, uno, recuperiamo un pelo, andiamo per gradi, prendete fiato, bevete, passiamo con la spinta laterale della gamba, sempre la stessa, vado e faccio mezzo squat, prendo, alzo, alzo, vado. Bene. Ok, dall'altra. Bene. Ok, cambiamo di nuovo. Ok, e cambiamo di nuovo. 10 secondi, poi andiamo sulla torsione col pugno. Ok, andiamo. Rimaniamo in questa posizione e ruotiamo, raggiungiamo il pugno. Vai. Spingo. Spingo. Ok. Rotazione e spingo, bene, recuperiamo, intenso ma un bel recupero, dai, andiamo adesso
fare un po' di addominali obliqui, vado dai piedi e quindi vado stessa gamba su, ok? Su. Le mani ferme, cerco di andare su bene. Con la gamba toccare il gomito. Braccia ferme. Scendo e salgo. Vado. Di nuovo. Ok. E su. Su. E su. Andiamo dall'altra. Vai. Vai che bruciamo tutto. Su. Su. Vado. 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 E ancora. Su. Su. Tre. Due. Uno. Ok, chiudiamo. Recuperiamo. Poi andiamo in torsione del gomito e del busto. Quindi lancio, gamba, ruoto, ruoto. Lavoriamo 30 secondi. Ok, ottimo. Ottimo. Ancora. Ok, un breve recupero e ripartiamo di nuovo con torsioni. Via, doppio lavoro. Forza, così andiamo a lavorare bene sullo stesso distretto muscolare. Forza. Ancora. Torsione. Torsione. Alterniamo. Vado. Vado. Ok, recuperiamo, andiamo a fare discesa frontale e slancio delle gambe incrociato. Quindi, divarichiamo le gambe a livello spalla, scendo prima su una gamba, ritorno, scendo dall'altra, ritorno, slancio, slancio. Super serie, un distretto, due, vado. Di nuovo, scendo, scendo, lancio, lancio, scendo, scendo, lancio, lancio, ancora, uno, due, andiamo giù, con intensità sullo squat, vai, stavolta bene giù, piegiamo bene a livello sedere, a livello ginocchio, scendo bene. Ognuno prende il suo ritmo, però fatelo bene. Costano anche 4 o 5 fatti bene. Ma già, super ok. Dai, andiamo. Lavoriamo bene con i quadricipiti, bicipiti femorali. Ok, recupero qualche secondo. E poi vado in passo incrociato dietro. Ok? Quindi, pronti in partenza, ok? Incrocio, 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 incrocio. Ok. Voilà. Ultimo, ok, andiamo in affondo e indietro, alternato, ok, vado, non ci facciamo mancare niente, un po' meno recuperi, brevi, ma qualcuno un po' più lungo, ok, vado, e vado, ancora, due, facciamo l'ultima, ok, recuperiamo, e poi andiamo, ginocchio alzato, sempre dalla stessa gamba, quindi andiamo semplicemente a fare questo,
in velocità, rimaniamo piegati, gamba piegata e l'altra che va avanti e indietro, ok? Con il ginocchio piegato, quello fermo. Lavorate con quadricipite, spingo, spingo, vado, ancora 10 secondi, poi cambiamo gamba. 6, 4, 2, 1, vado dall'altra, piegato e salgo. Spingo, velocissime, movimento delle braccia coordinato, spingo, vado. Ancora 10 secondi, spingo, bene, ok, ci siamo, breve recupero, 10 secondi, poi andiamo di nuovo in torsione del busto, mettiamoci in sumo squat, posizione, ruoto, ritorno, ruoto, coordinazione. Spingo, resta in posizione di sumo. Ok, spingo. Ancora 10 secondi, teniamo. Ok, adesso andiamo in skip, skip, slancio. Slancio, recuperiamo fiato, slancio, slancio, 1, 2, slancio, slancio, 1, 2, slancio, slancio, vai, 1, 2, slancio, slancio, ancora, vado, ok, recuperiamo un pelino, fiato, poi andiamo in affondo laterale con lo skip. Allora ci prepariamo. Andiamo in affondo e tiriamo sulla gamba, sempre stessa, ok? Vado, skip, prendo, skip, prendo, skip. Ok, dai. Lavoriamo stessa gamba. Prendo, vado in skip. Prendo e alzo. Dai, forza, spingo, bene lì Leo Pso che lavora, dai, ok, adesso andiamo, sempre slancio della gamba, quindi su e slancio, sempre la stessa gamba e lavoriamo, slancio, vado su e slancio, su e slancio. Slancio. Dai. Ultimo, andiamo dall'altra. Prendo e skip. Prendo, skip. Skip. Ok, skip. Skip. Ok, ultimo, andiamo di qua, quindi prendo, alzo, ok, slancio, salgo, slancio, stessa gamba, vado, ultimo, ok, recuperiamo fiato, non preoccupatevi per chi lo fa la prima volta che magari impiega un attimo a coordinare il movimento, un po' per volta. Allora andiamo in squat e doppio calcio, ok? Squat ben fatto. Andiamo. Una, due, un bel hit. Quindi non abbiamo molti recuperi, ma ci aiuta a bruciare più velocemente. Prendo. 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 E andiamo di nuovo, circuitino in velocità su una gamba, piegando il ginocchio, ok? Via,
Togliamo una gamba, andiamo su in velocità. Forza, spingere. Ok. Passiamo in squat, un bello squat, skip, di nuovo squat, skip dall'altra. Squat, skip, squat, skip. Vai. Ok, vado. Dai, forza. Ultimo, andiamo a lavorare sull'altra gamba. Spingo. Forza. Ok, bene. Recuperiamo, andiamo in torsione del busto, cercando di tenere l'equilibrio. Ancora 10 secondi, sì, forse lo devo tagliare un pelo perché. Non ci stiamo, se no. Allora, torsione del busto, mettiamoci in posizione di affondo. Dietro abbiamo la punta. Il piede che appoggia e io resto in posizione e vado a fare una rotazione. Ok. Facciamo una cosa nuova, ci mettiamo in sumo squat più o meno, in mezzo sumo squat e andiamo a fare velocemente dei pugni in avanti. Ok? Spingo veloce, 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 veloce. Vado. Più veloce. Ok, andiamo in affondo dall'altra parte e rotazione. Equilibrio, piano. Andiamo in terra. Rotazione del busto. Ok. Voto. Ok, doppia torsione e doppio calcio. Uno, due, di nuovo. Torsione e doppio calcio. Torsione e doppio calcio. Ok. Uno. Due, recuperiamo ragazzi. Passiamo un pochino a fare circonduzione delle braccia. Chi riesce? E no, anche solo basso, anche solo spalle, per chi ha qualche problematica può fare anche solo le spalle. Gli altri invece andiamo bene in circonduzioni, così recuperiamo fiato. Dai, spingere. Cerchiamo di dare ritmo. Spingo, andiamo in piegamento. Dai, dai, passiamo e scendiamo. Piego, piego, mano dietro. Vado, 30 secondi di lavoro, sciolgo. E vado. Dai, dai, spingere. Spingere. Ok, circonduzione dall'altra parte. Vado. Spingo. Un po' decise, passiamo in step touch. Ancora 5, 3, 2, 1, step touch. E vado. 30 secondi, un pochino decise. Ok,
Ok, andiamo. Dorsale del tronco, forza. Via. Apertura, andiamo in torsione. E torno. Bene, la torsione, ragazzi. Allora, vediamo 30 secondi. Bene. Ok. Spingo bene. Vado. E passiamo in V-step al posto dello step touch. Vado. Spingo avanti e vado indietro. Un po' più veloce. E dai. Forza. Spingo. Spingo. Ok. Poi passiamo di nuovo. Slancio gambe avanti. Uno, via. Camminata e slancio. Vado. Spingo. Decise. Siamo calde adesso. Quindi bene su. Non perdiamo il ritmo. Su. Vado. E ok. Spingo ancora. Vado. Non mi fermo. Ok, altri 30 secondi. Slancio. Slancio. La ferma. Vado. Spingo. Continuo. Bene, 3, 2, 1, andiamo in apertura laterale della gamba. Scendo, tengo l'equilibrio e salgo. Proviamo a non appoggiare se riusciamo. Quindi lavoriamo tutto sulla gamba distesa e l'altra. Cerca di andare su. Ok? Andiamo, andiamo dall'altra adesso, appoggio, proviamo, saliamo, equilibrio, concentrati sul piede a terra, inspiro, butto fuori. Butto fuori mentre alzo, butto fuori l'aria. Ok, sciogliamo, facciamo un breve recupero e se riusciamo facciamo ancora una serie di esercizi e poi strecciamo velocemente. Allora andiamo in skip alto, siamo pronti, via, skip, skip, di nuovo circuitino. Vado, spingo, andiamo in squat, quasi in glove squat, quindi andiamo proprio bene giù, ci siamo, via, 30 secondi, salgo, butto fuori, bene movimento, retroversione del bacino, antiversione del bacino, forza, scendo. Ok, tengo il fiato e il ritmo. Butto fuori l'aria quando scendo. Ok. Adesso andiamo. In coordinazione, addominali da in piedi. Quindi vado su, alzo. Per chi non può alzare le braccia può tranquillamente alzare solo le gambe in skip. Gli altri invece vanno su, movimento delle braccia, tende a toccare sotto i bicipiti mentre salgo. Vai. Ok, adesso skip, skip, vado. Ancora, laterale, mi sposto. Uno, due,
dai, spingi. Gira la rotazione del busto, mantengo il ritmo. Ok, 3, 2, 1, tolgo, breve recupero. Andiamo in passo laterale sul mezzo squat. Quindi ci chiudiamo e faccio un passo, resto in mezzo squat. Ok, quindi il bacino è fermo, la schiena è ferma, si muovono solo le gambe che restano semipiegate. Mezzo squat. Ok. Andiamo adesso, slancio della gamba dietro, stessa gamba. Anche qui, se riusciamo, cerchiamo di non appoggiare o non rimanere troppo in appoggio. Lavora bene la gamba distesa con piede appoggiato a terra e l'altra spinge, spinge, vado, 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 ok? Passiamo dall'altra, equilibrio, concentratevi, sguardo in avanti, addominale contratto. Fiato, vado, spingo, ok, ancora, ok, sciolgo, andiamo ancora in mezzo squat, rallentiamo un pelo per chi deve poi lasciarci, mezzo squat, l'indicazione è sempre la stessa, ginocchia non supera la punta dei piedi, cerchiamo di andare più possibile verso il tallone nella discesa, retroversione, antiversione, bacino. Andiamo in mezzo squat e spinta laterale della gamba, spinta la stessa sempre, mezzo squat e spingo, ok, vado. Spingo, oh yes, adesso andiamo dall'altra, proseguiamo, altri 20 secondi, ok, ok, passiamo di nuovo dall'altra. Andiamo. Ultimo giro dall'altra, cambio. Vado. Spingo. E ci sono. Ultimo. Ok. Andiamo a sciogliere in V-up. Anzi, scusate, in V-step. Via. Apro e chiudo. Sciolgo 20 secondi. Spingo. Spingo, vado, dai, dai, teniamo e facciamo di nuovo una discesa laterale, ok, rivalutiamo bene, scendo, incrocio, bene, dai, spingo ancora. Forza, spingo, muovo, 3, 2, 1, ok, recuperiamo, andiamo a fare un pochino di plank, per chi può, mano, altezza, spalla, vediamo in plank, addominali contratti, fermi, posizione, punta di piedi, gambe leggermente divaricate, inspiro, contraggo bene l'addome, mantengo il core, ok,
Vado su e ripartiamo con lo slancio. 20 secondi di slancio. Via. Bene. Ancora. Spingo. Ok, di nuovo in plank. Questa volta abbiamo appoggio gomiti. Ok. Posizione. Linea spalle uguale, linea sedere, ragazzi, tenete, non andate né giù così, gli spaccati dorsali, né su così che non serve a niente, bella la linea retta, inspiro, mantengo, addominali contratti, lavorano gli stretti, schiena e addome, quindi tutto il core, ok, andiamo su. Vediamo, innalzata, laterale con mezzo squat. Stessa gamba. Ok, vai. Andiamo su. Ok. Di nuovo, plank, questa volta in movimento. E andiamo in mountain climb. Siamo pronti? Posizione, alto. Bene, spingo bene le ginocchia al petto, non tocco la punta sul tappetino quando spingo il petto, ok? E sospesa, vado, spingo, si lavora 30 secondi, quindi abbiamo ancora 15, unità, forza per spingere. Mantengo costante il respiro, 3, 2, 1. Salgo, andiamo di nuovo, mezzo squat, alzata laterale della gamba. Ok, dai che ci siamo. Stiamo rallentando un pelo l'intensità. Adesso mi sa che vado in chiusura, perché avevo ancora qualche esercizietto. Resta un pelo lungo. Ma che deve andare a lavorare. Allora, sciogliamo. Andiamo in affondo laterale, allungo, distendo, con calma. E andiamo in chiusura. Ok. Spingo. Ok. Bene, ci posizioniamo e tiriamo da una gamba. Siamo fermi, inspiriamo. Lavoriamo con una tensione di 30 secondi. Due, uno, e passiamo dall'altra parte. Fondo, tiro bene tutti gli adduttori, quindi interno coscia. Sentite anche lavorare gli adduttori, esterno coscia. 30 secondi, quadricipite. Teniamo i piedi paralleli. E spingo, così lavoro anche il ginocchio. Tre, due, uno. Intrarotazione delle caviglie. Andiamo subito sul quadricipite e via. Facciamo lavorare in equilibrio. Tiriamo bene la caviglia. Al gluteo, il tallone al gluteo, scusate, sentite lavorare anche bene la caviglia, ma anche il ginocchio. Due, uno, passiamo dall'altra e andiamo a lavorare sull'altro quadricipite. Tiriamo bene. Ok, ancora qualche secondo, bene la caviglia. Ok,
qualche secondo. 4, 3, 2, 1. Sciolgo, vado sulla punta del piede. Sciogliamo bene anche la caviglia. Quindi mi allungo bene. Punta. Su. Su. Ancora. Bene anche il polpaccio. Distensione della gamba. Vado. Ok. Extra rotazione delle caviglie. Rivarichiamo bene oltre le spalle. Scendo lateralmente. Anche senza alzata braccio, direi, se hai difficoltà, puoi scendere anche così, con le braccia giù. Lavoriamo. Bene. Uno dall'altra parte. Distendiamo. Chi può mette un braccio così si aiuta a scendere ancora un pelino di più. Teniamo. Distendiamo bene il laterale. Ok, ci siamo, torniamo giù, introrogazione della caviglia, eccoci, andiamo a sciogliere bene le spalle, distendiamo, collo, rotazione, dall'altra, ancora una, e ancora. Semi rotazione da una parte, ok, e andiamo in chiusura. Eccoci, ragazzi, anche stamattina abbiamo finito. Tutto a posto? Vediamo se vedo vista galleria, ok.